sia un interesse di carattere vuoi estetico, vuoi figurativo, vuoi di cultura, anche come dire, di storia, semplicemente. Detto questo, il libro lo leggerò, non lo vorrei leggere, vi chiedo scusa, meglio per voi. Vengo però a un punto che mi sta molto a cuore. Siccome sono stato per anni, molti lo sanno, il consiglio dell'IBC, e qui ho avuto tante fortune, io ho conosciuto tutte le persone che ha citato, Pierluigi, Cervellati prima, ho conosciuto anche Ezio Raimondi, che è stata una grande fortuna per me, molto muratore e poco letterato. Voglio ricordare che c'è nell'emergenza italiana di un terremoto che ci raccontano tutti e che in qualche modo come uno spiritello agisce sulla dorsale appenninica e poi se la prende anche con i problemi del popolo, sappiamo benissimo, nel 2012, con tutto questo tema di terremoto, di messa in sicurezza delle dimore ancora abitate, non abbandonate, di tanta gente, di tanto popolo, dei capolavori di cattedrali, pensate a Norcia, lo squarcio di Norcia, all'IBC, anche se non è della regione, dovrebbe interessare moltissimo. Anche il lavoro fatto, Marina, a proposito soprattutto della Romagna, ma Parma, ad esempio, tempi eroici. Sergio Venturi andò con lo zainetto in Friuli insieme ad altri di voi, a Venzone e oltre, e Cervellati non l'ha ricordato perché probabilmente doveva essere breve, allora lo ricordo io. Bene, cosa fa adesso l'Istituto dei Beni Culturali per queste dimore, per questi temi così sondati nel tempo? Niente. Grazie. Grazie Antonio. Effettivamente dovremmo essere molto seri. Chiedo al sindaco Fiorini, il sindaco di Zola Pedosa, di questo comune che è particolarmente sensibile, di te. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio perché il comune di Zola è stato spesso evocato e saluto anche tanti amici che sono in sala questa sera. Sono contento, sono onorato di aver ricevuto questi apprezzamenti di un lavoro che arriva però da lontano, da una cultura che il nostro comune è riuscito nel tempo a portare avanti. Prima è stato citato, mi rallegro, il parco Giardino Campagna, che ho avuto il piacere e l'onore di realizzare, inaugurare nel corso del mio primo mandato, da un'idea che però arrivava da lontano, che abbiamo recuperato e che tenacemente abbiamo realizzato grazie anche all'intuizione di una persona che purtroppo non è più con noi, che è Giacomo Venturi, che ha avuto ovviamente un'importanza strategica fondamentale anche nel portare questo vincolo, è stato citato sul Palazzo Albergati, che ha permesso di appunto mappare una zona assolutamente, come posso dire, straordinaria e mantenerla assolutamente intatta. E dico, diciamo, con un filo, diciamo, di, come posso dire, di orgoglio, che c'era un rischio che questa zona potesse in qualche modo essere anche solo leggermente, come diceva qualcuno, streggiata da appunto un intervento che si chiamava Passante Nord, che siamo riusciti invece a scongiurare come intervento. Sono anche contento e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, il Centro Europeo Studi delle Ville Bolognesi, un'associazione che collabora in una sinergia che inizia a dare delle iniziative e
portare avanti un determinato progetto che noi tenacemente ci crediamo in maniera forte, anche perché l'identificazione, la collocazione del Centro Studi Villa e Edige Gagnani, che tra l'altro è la sede anche del parco, anche la sede appunto di questo luogo straordinario che è il Parco Giardino Campagna, che in qualche maniera nel cuore della nostra cittadina ricostruisce quello che voi avete scritto anche in questo libro, perché un conto un parco pubblico generico, invece un conto è realizzare un parco giardino campagna che riprende la storia, riprende la piantumazione degli antichi filari, delle vigne che sono praticamente scomparse, che noi abbiamo recuperato e abbiamo ripreso. Ecco, questo mix fa di Zola un comune, a mio parere, assolutamente straordinario, nonostante ha una area produttiva industriale che, se la sommiamo insieme a quella di Casalecchio di Reno, è la più importante e forse anche la più ricca che abbiamo nella città metropolitana bolognese. Bene, nonostante questo, nonostante una forte appunto vocazione industriale, stiamo riuscendo tenacemente a portare avanti un programma che peraltro è anche difeso e tutelato da recente piano strutturale comunale, che declina e mette in pratica, salvaguardia quello che appunto dicevo prima, quindi da una parte la cultura, l'amore per il proprio territorio, dall'altra parte mettere giù delle regole di pianificazione urbanistica e territoriale che in qualche maniera difendono appunto e mettono nero su bianco idee di chi ha cuore del proprio territorio. Quindi vi ringrazio di cuore, ringrazio le tante persone che hanno collaborato a questo progetto e saluto i tanti amici che sono in sala questa sera. Grazie per tutti. Credo che non possiamo concludere meglio di così. Bene, grazie a tutti quanti, grazie per essere qui. Buona qualità di un momento.